Fra un mese si dovrebbe poter ricevere il vaccino anche in farmacia. È questa la previsione della tempistica che emerge dopo l'accordo sottoscritto ieri fra l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini e le associazioni di categoria Assofarm e Federpharma. Bisognerà attendere la ratifica della giunta regionale, ma ci sono buone possibilità di cominciare con i vaccini in farmacia già da fine maggio per specifiche categorie di persone che saranno poi indicate dalla regione. Non appena i farmacisti avranno terminato la formazione e saranno abilitati alla somministrazione, si potrà dunque partire con le inoculazioni anti-Covid in 250 farmacie regionali che hanno aderito nelle Marche. Circa 70 di queste sono in provincia di Pesaro Urbino. Diciamo che su base regionale, così come su quella provinciale, si è attorno al 60% delle farmacie presenti sul territorio. Considerate che la capillarità della rete delle farmacie è così estesa e così ampia che praticamente, insomma, ci saranno hub vaccinali per le categorie che verranno indicate dalla regione, quindi non è che tutti potranno andare a vaccinarsi, ma ci dovrà essere una prenotazione sulla base delle categorie di età che ci verranno indicate dalla regione e praticamente in quasi tutti i comuni del territorio provinciale. È una bella cosa che in qualche modo riconosce il ruolo che le farmacie hanno avuto soprattutto nella prima fase della pandemia. Diciamo che le farmacie hanno svolto un ruolo fondamentale, che con l'individuazione per diventare luoghi di vaccinazione e con i farmacisti vaccinatori viene ulteriormente riconosciuto, e quindi la farmacia è sempre più un luogo in cui si dispenseranno servizi legati alla persona, alla salute e alla sanità.